tornati in una nuova escursione. Oggi è il 9 marzo ed è forse una delle giornate più fredde, perché fino adesso ripeto non si è fatto sentire per niente. Da Castel del Monte e stiamo salendo sul Monte Bolza, quota 1929 metri, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il sentiero è il sentiero 220 e la giornata non è delle migliori, il tempo è abbastanza incerto, però dovrebbe mantenersi più o meno in queste condizioni. Ci sono 7 gradi, è leggermente ventilato e abbastanza nuvoloso. Questo davanti a noi è il Monte Bolza, qua sopra c'è la vetta, poi si percorre tutta la cresta fino a questo picco qui, che è il picco terminale, dal quale si riscende completando un giro ad anello passando per una carrareccia. L'intenzione è quella di fare l'anello oggi, appunto, ma tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. Alla fine abbiamo deciso di tagliare fuori sentiero, comunque la traccia è abbastanza visibile, saliremo parecchio fuori sentiero anche per approfittare del fatto che il tempo si sta mettendo male, quindi probabilmente forse riusciremo ad arrivare giusto in tempo sulla vetta del Monte Bolza e poi tornare indietro per la stessa strada senza percorrere tutto l'itinerario ad anello. Tra l'altro sta anche nevicando e il paesaggio, comunque, nonostante le nuvole e la nebbia, è veramente bello. Questa qui in fondo, qua su, non so se si vede bene, è Rocca Calascio e la neve si sta facendo sempre più consistente. Questa puntina che vedete davanti a me è il Monte Licciardi, un piccolo colle proprio sotto al Monte Bolza, che adesso è completamente coperto. Questa qui è la sella del Monte Licciardi, quota 1640. Noi stiamo continuando la salita anche se ha iniziato a nevicare. È tutto completamente coperto su. Proviamo comunque, insistiamo un po' e vediamo che succede. Ecco, qui abbiamo appena superato qualche passaggio di primo grado e adesso abbiamo svalicato. Ovviamente, come potete vedere, il panorama è completamente azzerato dalla nebbia, però dovremmo quasi esserci. Ha iniziato a nevicare e tira anche parecchio vento. Siamo arrivati al punto più complicato dell'escursione. Praticamente c'è ancora un tratto con passaggi abbastanza impegnativi da fare, data la neve e la scarsissima visibilità conviene fermarsi qui e tornare indietro. Diciamo che oggi me lo immaginavo che poteva essere un po' critica la situazione, però comunque la passeggiata ce la siamo fatti. Questa è la parete, non dico verticale, ma bella ripida, sulla quale dovremmo salire, ma adesso torniamo indietro. Tornati sulla strada bianca che riporta all'attacco del sentiero, quindi alla macchina. Vabbè, Monte Bolza rimandato almeno al mese prossimo, dipende pure dal meteo, ma comunque continua a nevicare qui a Castel del Monte e probabilmente nevicherà ancora tutta la notte. Questa è l'ultima coda d'inverno del 2020. Anche se questa escursione non è arrivata fino in vetta, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete appassionati di trekking, escursionismo, e fatemi sapere nei commenti se i video e le escursioni, i giri che faccio sono interessanti o meno. Quindi da Castel del Monte adesso ritorneremo alla macchina direttamente a casa e ci vediamo in una prossima uscita.